Ormai è ufficiale, Davide Morandi sarà il nuovo allenatore dell'FC Lugano per la stagione 2012-2013. Ascoltiamo direttamente le sue parole durante la prima visita allo stadio Cornaredo. Mister, con che spirito affronta questa avventura bianconera? Ma diciamo che il primo sentimento è quello comunque di soddisfazione, perché ho l'opportunità di avere finalmente forse un'occasione per dimostrare quello che è il calcio che vorrei far giocare alle mie squadre, e Lugano è sicuramente una piazza interessante. Poi soprattutto quello che conta per me adesso conoscere la realtà e immedesimarmi in quello che sarà anche la mia parte. Parlare di Moriero in qualità di allenatore, perché io comunque non l'ho potuto conoscere, ho soltanto ricevuto gli echi di quello che è stato il suo lavoro, quello che penso che i giocatori che troverò dopo la sua prevalenza a Lugano saranno comunque dei giocatori motivati, perché comunque ogni cambiamento porta della motivazione nuova, quindi non penso sia molto importante valutare quello che ha fatto Moriero, che comunque ha fatto benissimo, e anche sentendo le sue parole, quella che è stata un po' la svolta del proprio campionato è stato il pareggio realizzato qua da parte della mia squadra in occasione del derby Locarno-Lugano, quindi è un po' questo che ha cambiato anche un po' i valori interni. Arrivando alla squadra, che impronta vorrebbe dare per il prossimo anno? Ma una cosa è certa, è che i giocatori sappiano giocare e sappiano divertirsi, questa è la prima cosa, perché secondo me se un giocatore trasmette felicità sul campo, poi è anche più capace di trasmetterlo all'esterno, quindi questa sarà priorità assoluta e sicuramente i giocatori dovranno avere il piacere di giocare col pallone. Un pensiero ai tifosi bianconeri? Che facciamo in modo che le mie parole siano il meno possibile che i fatti maggiori rispetto a quelle che saranno le parole utilizzate, perché quello che conta è che ciò che sia decisivo saranno i risultati sul campo, non quello che dirò io.